Buongiorno a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianconero Man, buon venerdì a tutti quanti e buona giornata. Allora, da qualche giorno sta girando la voce secondo la quale Dybala avrebbe trovato per la prossima stagione un accordo con l'Inter per un contratto di 4 anni a 6 milioni più bonus a stagione. Quindi pressoché sarà, se sarà vera la cosa, sarà presumibilmente l'ultimo contratto oneroso per Paolo, visto che Paolo è vicino ai 30 anni, quindi comunque l'Inter è disposto a offrirgli quella cifra, 6 milioni più bonus a stagione. Che cosa ne penso io? Allora, premesso che a me personalmente mi interessa poco e nulla, perché io dico sempre che i giocatori vanno e vengono, quello che conta è solo la Juve, no? Poi, seconda cosa, io solo per un giocatore in vita mia ho versato lacrime e si chiama Alessandro Del Piero, quindi che Dybala vada all'Inter personalmente non mi fa né caldo né freddo. Di sicuro io non sarò come quegli animali viola che a Vlahovic hanno augurato la morte, fratture, legamenti crociati che saltano e quant'altro. Dybala va all'Inter, gli auguro le maggiori fortune e quant'altro, però ripeto, non mi fa né caldo né freddo, sono sincero, anche perché negli ultimi 2 anni Dybala, vuoi per infortuni vari, vuoi per il Covid e tante altre cose, è stato poco decisivo per la Juventus, cioè sono più le volte che era fuori in infermeria che le volte che ha giocato. Quindi ripeto, vuoi andare all'Inter, vai all'Inter, a me mi interessa relativamente. Però a me quello che mi chiedo io è quello che vorrei chiedere agli amici interisti, no? Io presumo, credo e penso che arrivando all'Inter Dybala quasi sicuramente partirà Lautaro, almeno questo è quello che penso, Domanda: l'Inter in questo modo ci guadagna o ci perde? Secondo me, ragazzi, Lautaro out e Dybala in, per me l'Inter ci perde. Primo, perché comunque Lautaro è molto più giovane, non che Dybala sia vecchio, chiaro, però Dybala è vicino ai 30 anni e per me Lautaro ha dimostrato quest'anno di essere più forte quest'anno e negli anni passati. Quindi secondo me l'Inter ci va a perdere, ma ripeto, questa è la mia opinione, condivisibile o meno. E quindi ripeto, Dybala va all'Inter, vado all'Inter, tanti auguri, buonanotte, tanto ripeto, la Juve andrà avanti sicuramente anche senza Dybala. Sarò sincero, mi sarei incazzato di più se era un De Ligt che andava all'Inter, un Cuadrado che andava all'Inter, anche un Danilo che andava all'Inter. Ma sinceramente ripeto, di Dybala non mi fa né caldo né freddo, quindi va bene così. Tanto sicuramente la Juventus il prossimo anno rientra a chiesa, c'è un Vlahovic in più, quasi sicuramente, da quello che so, Morata non verrà riscattato, perché sembra che l'Atletico non scenderà sotto 30 milioni e quindi Morata non verrà riscattato. E vi dico di più, se parte Morata e mi arriva un Raspadori, io il prossimo anno con Vlahovic, Chiesa e Raspadori, ragazzi, secondo me avremmo un gran bell'attacco. Quindi, perché sembra che Raspadori la Juventus faccia sul serio con i 40 milioni che chiede il Sassuolo. Quindi ripeto, non mi dispiacerebbe avere un tridente Raspadori, Vlahovic e Chiesa. Quindi vedremo quello che accadrà. Tornando a Dybala, che dire, evidentemente lui non ama la Juventus, come disse in qualche conferenza stampa di qualche tempo fa, anche perché la Juventus sono 2 anni che l'aspetta, la Juve non è vero che non gli ha offerto il contratto, perché la Juve nel primo rinnovo che ha fatto a Dybala gli ha offerto gli stessi soldi che percepe che gli dà l'Inter. Quindi se Dybala vuole andarsene, ciao, è stato un piacere, grazie, arrivederci. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Chiudo con una piccola cosa. Questa mattina mi sono rivisto tutte le immagini di tutte le partite di Europa League e di Conference League, no? Quindi mi sono rivisto le immagini del Feyenoord, Marsiglia, di Roma contro il Leicester, Francoforte contro, adesso non mi ricordo chi, comunque tutti i Lights.
A me mi è venuta la pelle d'oca, ma anche tanta, tanta rabbia a vedere lo stadio olimpico di Roma. Bello, colorato, bandiere dappertutto, sciarpe dappertutto, idem a Marsiglia, idem a Francoforte, addirittura a Glasgow, no? Dove il tifo si avvicina molto allo stile inglese, anche se un po' più, diciamo, rumoroso, anche lì un'atmosfera della Madonna. Poi pensa a quello che sta accadendo a Torino. Vabbè, bocca mia taci perché sennò veramente a questo punto mi arriva a casa la Digos, dai. Meglio che non parlo. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata e fine alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi.